Questo è l'ingresso del Policlinico Umberto I, lo stesso che alcuni mesi fa fu al centro di accese polemiche. Da gennaio, mese in cui scoppiò lo scandalo del degrado nei sotterranei del nosocomio romano, nulla sembra essere cambiato. Si entra con la stessa disarmante facilità e a poco valgono i divieti e i cartelli appiccicati alla meno peggio con il nastro adesivo, come questo che si rivolge a tutto il personale e vieta nei sotterranei il passaggio e il trasporto dei pazienti in barella. Un divieto, come dimostrano queste immagini girate di nascosto pochi giorni fa, che nessuno rispetta. E ancora, lì dove è vietato passare si cammina tranquillamente. Dove non si potrebbe fumare si incontrano infermieri e medici con la sigaretta tra le dita. Il tutto tra materassi buttati per terra, sacchi neri della spazzatura praticamente accanto alla biancheria pulita, pareti ammuffite e rubinetti che perdono. Ma forse sorprende ancora di più sapere che, come non è cambiato niente nei sotterranei, altrettanto immutate sono rimaste le gerarchie che amministrano il Policlinico Umberto I e la sanità della Regione Lazio, oltre ai vertici del Ministero della Salute. Stesso direttore sanitario, stesso assessore alla sanità, stesso ministro della salute. Una situazione questa che genera e crea un diffuso malcontento tra gli utenti, che non è esitato nemmeno un istante a dare un giudizio negativo alla sanità pubblica. La sanità pubblica fa schifo, ecco, a me non mi ha dato mai niente. È tutto uno schifo. Non è che da adesso, era mai funzionato, funzionato poco. 12 mesi per una mammografia, 3 mesi per un esame cardiologico. Per una visita al pronto soccorso ci vogliono spesso ore di attesa. L'introduzione dei ticket sanitari non sembra poi aver migliorato la condizione degli utenti. Da quando è in vigore la tassa sul pronto soccorso? Secondo lei la situazione è migliorata? È peggiorata. La percezione sembra non sia cambiato niente. Drizza a chi capita, perché minimo sono 3 ore e mezza per mal di testa. Ecco, poi se c'hai un male è facile pure che ci muori, ma mica so io a dirlo questo, è quello che succede, o no? E ancora, casi di gravi infezioni contratte in corsia, fino all'ultimo episodio, il più grave, di poche settimane fa, accaduto all'ospedale Sant'Anna di Ronciglione, nel Viterbese, dove la presenza nelle tubature di un batterio ha provocato la morte di 3 pazienti. Ogni giorno la cronaca dà notizia di episodi continui di malasanità. C'è troppo pazienti per loro, per i dottori che sono pochi, non hanno il personale medico. A me sei dalle 8 questo lì. Quanto ha aspettato? Dalle 8:30 fino adesso, calcoli un po', appena visita. Più di 5 ore. Il personale, medici e questi qui sono un po' stressati, quindi penso che qualcuno della sanità dovrebbe dare un attimino un'occhiata all'interno delle strutture ospedaliere dove c'è la carenza del personale, e non parlo di infermieristica ma sia anche di portantini. Che voto dà lei alla sanità pubblica? Zero. Zero. Così, scategorica? Zero, perché fanno schifo. Prenote le visite e te le fanno dopo 5, 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi, poi deve essere fortunata. Come mi è successo a me, fortunata che una ha disdetto, l'ho fatta subito, se no deve aspettare 3 mesi. Senta, sto chiedendo come si lavora? Voi personale medico e paramedico? Si lavora male, per mancanza di personale, il personale è sempre di meno. E qui la sanità purtroppo va avanti così e noi ci accontentiamo di quel poco che abbiamo, purtroppo. Molti pazienti ci dicono il personale medico e paramedico è stressato. A volte non ci tratta come dovrebbe. È verità, perché il personale è sempre di meno nell'ospedale, non solo nell'ospedale ma in tutta la sanità, secondo me. La sanità pubblica non è promossa, non è neanche bocciata, perché ci sono paesi in cui va peggio. Dipende che devi fare, un'ecografia per esempio 1 mese e mezzo, 2 mesi. Che voto dà la sanità pubblica? Zero. Alla sanità pubblica in genere? Da 0 a 10? Almeno un 5 glielo diamo.
Ti rispondo io, zero spaccato. Quindi lei è la boccia? Boccia, bocciata, riformata proprio. Zero. Lei è la boccia? Zero. Per quale motivo? Perché non funziona bene. Mi sto incavolando adesso che sono uscita io. Perché? Perché c'è una lunga attesa dove voglio andare io per fare una chemio. Quanto deve attendere? Devo attendere 4 settimane. Lei di fronte, quando trova situazioni di queste, che pensa in cuor suo? Che penso in cuor mio? Che è macello, specialmente per gli anziani che non hanno nessuno. Ma non ci sono solo episodi di mala sanità, perché cercando si trovano anche oasi di buona sanità, come quella che abbiamo trovato noi all'ospedale San Giacomo nel cuore di Roma. Funziona questo ospedale? Beh, a me per la prima volta che ho venuto è stata di meraviglia. Io sono volontaria medicina interna al terzo piano, ci sono le suore e sono molto efficienti nei limiti in cui la struttura lo consente. Anche i medici, francamente il professor Temperilli è bravissimo. Qui funziona benissimo. In altri contesti? Non lo so, perché per fortuna non ne ho avuto molto bisogno. Quindi la sua esperienza è un'esperienza positiva? Molto positiva, sono per la sanità pubblica. Ironia della sorte, una volta trovato un presidio sanitario buono e funzionante come il piccolo ospedale al centro di Roma, veniamo a scoprire che il San Giacomo rientra nella lista di quelle strutture che corrono il serio rischio di essere chiusi per mancanza di fondi.